Buongiorno. Ci sono cose che sono ampiamente risapute, ma che tuttavia vengono ignorate, tranquillamente ignorate. Così come si evita ogni tipo di confronto con il passato, se non nelle forme in cui il passato risulta deteriore rispetto al presente. Ora, per quanto ci riguarda, occupandoci d'arte, potremmo semplicemente riflettere sulla sottile e articolata descrizione dei dettagli che Marcel Proust fa nel suo celeberrimo libro, per inciso, ha pubblicato la prima edizione a proprie spese, per dire che anche allora non vi era una particolare sensibilità artistica. Comunque Marcel Proust fa tutta una serie di descrizioni, madeleine, e tutta una serie di dettagli e una ricerca della scrittura che corrisponde esattamente all'indicazione di Roland Barthes: la letteratura è la ricerca della parola giusta. Quando, per esempio, per fare un esempio, parla del punto in cui si riduce l'essenziale, la morte di Bergotte, che cita un piccolo dettaglio di una pittura di Vermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piccolo dettaglio. Ora, noi, come dicevo, abbiamo in parte dimenticato, e in parte le ultime generazioni in particolare mai conosciuto, la cultura, come che si diceva una volta, alta. Per esempio, nello spirito, nello spirito del mondo, citato da Hegel nella filosofia della storia. Oggi la sola affermazione spirito del mondo suona risibile. Cioè, lo spirito è un qualcosa che è assolutamente estraneo, alla cultura contemporanea. Assolutamente estraneo. È stato ucciso dalla volgarità, dai rumori, questo eccesso di presenze visive e auditive, cioè impedisce, ammesso che ci sia chi voglia cercare un momento di calma e di riflessione, di riflettere e pensare all'essenza prima di una realtà che in realtà ci sfugge. Ci sfugge. Cosa impedisce, per esempio, ai pittori di rappresentare le città per come sono, i personaggi contemporanei per come sono, non la cartellonistica di Andy Warhol, i suoi ritratti serigrafati in serie, avendo di riferimento personaggi celebri, in espressioni spesso ebeti, francamente, e comunque non significative. No, ritrarre la città così com'è trasformata, cioè riusciremmo a vedere questa nostra civiltà, per cui a un certo punto la stessa definizione di civiltà è una parola grossa, perché
se per civiltà intendiamo il progresso della scienza e della tecnica, allora potremmo anche accettare. Nella fenomenologia della società contemporanea si conferma, per esempio, che è del tutto abolito il senso di vergogna. Noi parliamo di etica, però molto più semplicemente potremmo parlare di vergogna, charme. Per provare vergogna bisogna avere una certa idea delle norme che regolano la società civile. Quando noi oggi vediamo abbigliamenti e comportamenti, specialmente al femminile, della nostra società, ti rendiamo conto che il senso di vergogna è sparito. Non dico di pudore, dico semplicemente di vergogna. Vergogna. Ecco. Quando Max Weber chiamerà il fine del mondo della tradizione, come ha spiegato Ernest Cassirer, contemplare qualcosa significa diventare tutt'una con essa, sulla base del riconoscimento della comune appartenenza, unico complesso vitale, sicché oggi ogni atto percettivo è un atto di fusione e riunificazione. Ora, se noi pensiamo a questa cosa qui, ci rendiamo conto dell'abisso di, come dire, di insensatezza che ha questa teoria della integrazione. Noi vorremmo integrare persone che appartengono a culture totalmente diverse. Intanto partiamo dal presupposto che vogliono integrarsi. E poi com'è possibile? Cioè esiste una storia, esiste, cioè nelle città dell'Occidente fino a 50 anni fa vi era una coesione di cultura, di sensibilità, di storia. E questa cosa è stata frantumata. Ora gli artisti non hanno più, forse neanche la capacità, oltre che la volontà, di rappresentare le città. Perché le città sono degli agglomerati di persone che convivono in aperto conflitto. Vediamo per esempio i film americani, no? Che sono la peste bubbonica del pensiero, in cui vediamo, per esempio, sempre storie tra due soggetti, maschio e femmina, in continuo e aperto conflitto. Cioè la storia, tra virgolette, d'amore, ma mi sembra un po' improprio, è un conflitto per perenne. C'è un confronto di diritti, sensibilità, io sono, mi manchi di rispetto, io non sono inferiore a te, cioè queste forme assolutamente risibili, assolutamente banali, in cui ci ha trascinato la cultura contemporanea e continuiamo su questo passo. Per cui anche quando gli artisti, per esempio, si occupano di teatro, è una cosa che a me personalmente suscita una certa, non so neanche trovare il termine esatto per definirlo, cioè reinterpretare gli autori del passato in chiave moderna, quindi snaturandoli completamente, perché un'idea nata in un certo modo, con un certo pensiero, non è l'arte greca, non è Fidia. Non sono le sculture antiche, i bronzi di Riace, che sono lì immobili e perfetti nella loro ormai parziale integrità. No, la parola è linguaggio, si modifica, si adegua ai tempi, esprime i tempi nei quali si manifesta. Quindi pensare a Shakespeare adattato alla modernità, con costumi e linguaggi moderni,
è un qualcosa che dovrebbe essere inconcepibile di fronte a una sensibilità culturale, se ci fosse. È come confondere l'insalata con l'astrologia, voglio dire, sono cose talmente diverse, contrastanti, lontane. E forse questa è la ragione per cui gli artisti non hanno né la capacità, né il coraggio e né la volontà di affrontare il tema della realtà contemporanea. Gli artisti si rifugiano sempre in divagazioni virtuali o si appoggiano alla tecnica o si richiamano al passato con questo citazionismo di vario genere, però non hanno la capacità e la volontà di guardare il presente e rappresentarlo. Questo forse aiuterebbe a capirlo, se l'artista è in grado di rappresentarlo nelle dovute forme, con la dovuta incisività. Ecco, questo è quanto. Per cui la cultura contemporanea vive di citazioni, infatti quasi tutto quello che noi leggiamo è fatto di citazioni, di reinterpretazioni del passato, ma di veramente nuovo, di veramente genuinamente nuovo, si vede poco in giro. Si vede poco perché il nostro mondo, lo spirito dei tempi contemporanei è assolutamente antitetico all'arte. È sovrastato da questo rumore, da questa volgarità, da questo profluvio di immagini, di discorsi che non hanno altro fine se non il fine pratico, cioè la pubblicazione di un libro, è il guadagno, perché non c'è molto da dire sulla contemporaneità. È una ripetizione di banalità. Ecco, questa è la mia opinione. Lascio a voi considerazione di questo mio pensiero e lo interpretate come ritenete giusto. Questa è la mia opinione. Buongiorno.